in caso di spegnimento del motore. D'accordo. Ci sono delle procedure standard da seguire in caso di spegnimento di uno dei motori, ma l'equipaggio decide di non applicarle e invece di scendere di quota tentano di riaccendere subito il motore. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. L'aereo era ancora troppo in alto. Si dovrebbe provare a riaccendere il motore solo al di sotto dei 9.000 metri e loro erano a 12.000 metri. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che non abbiamo applicato le normali procedure di riaccensione. Come si sa, infatti, a quell'altitudine è molto improbabile che un tentativo di riaccensione vada a buon fine. Negativo. Questo errore, però, non basta a giustificare una perdita di controllo dell'aereo. Ma come può un problema gestibile trasformarsi quasi in una tragedia? Ho perso l'ADI. E i DI guasti! Siamo fuori limite! Per avere maggiori informazioni su quanto è accaduto, gli investigatori interrogano l'equipaggio. Il comandante ha detto che aveva perso l'ADI. Poi ho visto che anche quello di riserva superava il limite. L'equipaggio informa gli investigatori che gli ADI, o orizzonti artificiali, non funzionavano. Guardando gli indicatori, devono aver commentato. Non è possibile. Qui deve esserci un errore. Devono essere guasti. Gli orizzonti artificiali indicavano una posizione così inverosimile che l'unica spiegazione possibile era che fossero andati in avaria. Era una posizione troppo assurda. Ma quando gli ADI vengono analizzati dall'NTSB, risultano perfettamente normali. Quando abbiamo iniziato a virare a destra, il motore 4 era già spento. Poi, quando abbiamo iniziato a precipitare, sono andati in avaria anche gli altri tre. Avaria anche agli altri motori! Gli investigatori sono ancora più confusi quando l'equipaggio afferma che tutti i motori sono andati in avaria. Non rispondono! Infatti, ad eccezione del quarto motore, l'FDR indica che gli altri tre hanno funzionato durante l'intero volo. Accensione negativa! Se tutti i motori avessero smesso di funzionare, ci sarebbero stati molti altri problemi, come la depressurizzazione della cabina. Motori 1, 2 e 3 ripartiti! Poi, quando siamo scesi di altitudine, i motori 1, 2 e 3 sono ripartiti e siamo riusciti ad accendere anche il quarto. Motore 4 ripartito! Dopo una discesa a mozzafiato, l'equipaggio ha di nuovo recuperato il controllo dell'aereo. Ma per gli investigatori è ancora un mistero. La storia raccontata dall'equipaggio non combacia con le prove rinvenute. Dopo mesi di indagini, la squadra dell'NTSB mette insieme una ricostruzione di quella che poteva diventare una catastrofe aerea nel Pacifico. Il documento include le registrazioni dell'FDR, gli interrogatori e le comunicazioni con il controllo traffico aereo. Al lavoro ultimato c'è solo una conclusione. A parte un problema con una piccola valvola, prima che precipitasse, il 747 non aveva nessuna avaria. In realtà, sono state proprio le decisioni dell'equipaggio a fare in modo che l'aereo stesse per schiantarsi. Poco dopo le 10 del mattino, il motore 4 inizia a perdere potenza. Il motore 4 perde spinta. Il tecnico di volo tenta di risolvere il problema. Ma gli investigatori scoprono che non prende una delle misure più importanti in questi casi. Infatti, lascia aperta la valvola di sfiato del motore. Questa valvola lascia entrare aria dall'esterno per contribuire al raffreddamento del velivolo. Ma se il motore si spegne, la valvola deve restare chiusa affinché questo utilizzi tutta l'aria disponibile per ripartire. Mi sorprende che il tecnico di volo non abbia chiuso la valvola di sfiato. A mio avviso, la ragione più plausibile è che non si aspettava che gli venisse chiesto di riaccendere il motore a 12.000 metri. Così, quando il comandante gli ha detto di provare a riaccenderlo, lui è stato preso alla sprovvista trattandosi di una richiesta alquanto insolita
Ed è per questo che non ha pensato a chiudere la valvola. Così facendo non c'è verso che il motore si riaccenda. Inconsapevolmente, il tecnico di volo ha commesso un grave errore. Il motore 4 perde ogni possibilità di riaccendersi. Perdiamo velocità. Avendo maggiore spinta sull'ala sinistra che sulla destra, l'aereo della China Airlines inizia a virare. Per evitare che l'aereo virasse a destra, la cosa da fare era azionare il timone. In questo modo si sarebbe prodotta una forza che, per così dire, avrebbe eliminato lo squilibrio fra i motori. Ma invece di regolare il timone, il comandante lascia che a continuare a guidare l'aereo sia il pilota automatico. Ma quest'ultimo non è progettato per muovere il timone. Può solo regolare gli alettoni e gli spoiler sulle ali dell'aereo. Ma questi non sono abbastanza forti da eliminare lo squilibrio a cui è sottoposto l'aereo. Senza l'aiuto del timone, la virata si fa sempre più stretta. Si sarà scordato che l'autopilota non comanda il timone e che non è esattamente in grado di guidare un aereo come farebbe un essere umano. Motore 4 guasto. Gli investigatori scoprono che anche dopo il guasto al motore 4, il comandante Ho continua a lasciare inserito il pilota automatico. Non assume il controllo totale del velivolo, né regola il timone con il piede sinistro. Velocità 240. Non ha usato il timone per compensare la mancanza di spinta nel motore di destra. L'aereo ha iniziato a perdere velocità e una cosa tira l'altra, alla fine in realtà è stato proprio quello il piccolo errore che ha scatenato tutto, il fatto di non aver schiacciato il pedale del timone. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. Invece di assumere i comandi dell'aereo, il comandante sembra concentrato solo sul guasto al motore, un problema che il tecnico di volo potrebbe gestire da solo. Negativo. È fondamentale che ci si concentri sulla guida dell'aereo, ma succede continuamente che l'equipaggio si focalizzi su un qualche problema del sistema. In questo caso si tratta di un'avaria al motore, ma potrebbe essere qualsiasi altro guasto. E se tutto l'equipaggio si concentra su quello e nessuno si preoccupa di volare, allora non sono pronti a far fronte a una qualsiasi emergenza che si possa presentare. L'aereo attraversa una fase critica. Sta per girarsi su un fianco ed entrare in picchiata. L'NTSB crede che il comandante si sia concentrato sull'indicatore di velocità, ma che a quanto pare non abbia prestato la giusta attenzione all'orizzonte artificiale. Questo strumento lo avrebbe avvisato che l'aereo iniziava a virare a destra in modo preoccupante. Si sono concentrati solo su una parte del problema e hanno perso la visione di insieme. E quando questo è successo, apparentemente hanno perso una parte molto importante degli strumenti di volo, ovvero il radar. Tu guardi tutti gli strumenti principali uno dopo l'altro e qualunque cosa accada, continui ad osservarli costantemente. Durante la picchiata, l'aereo attraversa delle fitte nubi. Non vedendo l'orizzonte, l'equipaggio deve fare affidamento sugli strumenti per raddrizzare l'aereo. Ho perso l'ADI. Ma gli investigatori sostengono che i membri dell'equipaggio, perso ogni riferimento, si erano convinti che gli strumenti non funzionassero. Molto semplicemente non si sono fidati di quello che vedevano e hanno pensato di aver perso gli strumenti di assetto. Ma non era così. L'aereo si stava imbarcando in una manovra acrobatica. Forse se i tre membri dell'equipaggio hanno pensato che tutti gli indicatori di assetto fossero andati in avaria contemporaneamente, è perché indicavano una posizione tanto assurda che non sembrava corrispondere a nessun possibile movimento dell'aereo. Questo infatti